Voglio un fortissimo applauso dal pubblico perché si parte. 3, 2, 1, applauso! Fontana Buona senza frontiere, al via! Come sesso samba, sesso samba. Qual è la tifoseria più forte? Qual è la tifoseria migliore? Sentiamo, vai! Nella cesta del Moccone si 3, nella cesta del Favale 4 e nella cesta di Carasco a me pare la cesta del Sege. Mancano 45 secondi, dai, 45 secondi, via, dai, via! Partiti, Massi a te! Attenzione! Eccole e siamo nell'acqua! Sono tutte donne che effettuano la prima marche e vanno a il famoso cotechino e col cotechino sarà decisamente più difficile entrare in vasca. Ricordiamo ancora e sempre, siamo in diretta con Entella TV, Pinà che fa scarica queste riprese cotechini eccezionali. Riparte per l'ultimo cotechino la squadra di credo Cicagna. Cicagna, azzurro. Ecco lì, forza, l'ultimo. Cicagna in vantaggio, riparte. A bomba, bomba. Poi abbiamo la squadra arancione, seconda classificata, Davagna. Davagna terza in questo momento. Bisogna allungarla un po' con e l'acqua. E non è facile il passaggio finale. Perché rischia di vanificare tutto quello fatto. Che di buono ha fatto l'ubriaco. Certamente Massi. Fanno una certa fatica più o meno tutte le concorrenti. Sori ancora mantiene la prima posizione. Chi Tribogna, l'imbuto, chi non seconda lo tiene, posizione. La tattica. Terza, Davagna. Nel gioco andiamo a vendemmia. Partiti e vediamo qual è lo scatto più felino. Direi e li vado a vedere che Cicagna sarà, Cicagna. Direi Cicagna velocissima, veramente alla grande. Dovranno strizzare le palline, dovete strizzarle e tirare fuori le palline. Strizzate bene le palline, mi raccomando. Che dolore, aia, aia. Via! E io mi posiziono dietro le ceste per vedere come si riempono. Ragazzi, posizionatevi. Moconesi, Borzonasca, Davagna, Lavagna, San Colombano e Carasco. Alla grande Lavagna, veramente alla grande. Perché non stoppano la palla, praticamente la lanciano appena arrivata, guarda. È un gioco. 2, 3, 4, 5 a casa. Il Borzonasca, insomma, con le palle hanno non è che già guardi proprio Lavagna tanto. Lavagna ha già chiuso il però, tempo. Decisamente il Sori sta andando benissimo, tre palloni, segue Uscio con un pallone e adesso il primo pallone per Lumalza e Tribogna. Ah, non fa male, non brucia, non è salata l'acqua, quindi non c'è nessun problema, l'acqua è dolce, non è salata. E il primo pescò ecco, che pescò, arriva è versata, il pescò ecco del lì, Tribogna. Alza l'acqua, tempo. Dai. Quanto manca? Un minuto e 20 secondi. 80 secondi. Esattamente. Una bella panica, così come quella del Borzonasca. Va benissimo il Carasco. Due birilli per Cicagna. Tre in questo momento. Via al ballo del mattone e vediamo come stanno andando avanti e non è facile camminare sui mattoni.
e vediamo come se la cava Aldavagna. Ma sì, andiamo un po' a trovarci. Ecco lì i nostri tifosi. E risponde subito Luscio. Comunque per me vince Bocconesi. Senti Bocconesi. Con te che c'è la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Via! Ecco, ecco che si avvicinano i cuori. Chi lo trova? No, il concorrente di Orero l'ha trovato adesso. Fa Vale l'Orsi che è già ripartita. La spille, le spille, bisogna cercare le spille a terra. Le spille, piano, le spille. Piano. Via! Partenza dell'ultima manche, dell'ultimo gioco. Partiti! Qualcuno si è imbelinato lì, Pipetta, t'abbiamo anche citato, eh? T'abbiamo anche citato. Siamo alla decima edizione, se siamo ancora qua, penso che tantissimi hanno voglia, l'hanno dimostrato, 14 squadre, quindi vuol dire che l'entusiasmo dei ragazzi c'è. Noi questa cosa lo facciamo con piacere, è un divertimento, ricordiamo che l'incasso di queste serate sono devolute alla Croce Rossa di Gattona, quindi tanta, tanta gioventù, tanta bellezza in campo e un fine benefico. Quindi per questo credo che siamo qua, l'abbiamo fatto dall'inizio, Fontana Buona senza frontiere, questo sono abbattere le frontiere, oltre a quelle che tutti noi speriamo che guardando verso il mare, però sono anche le frontiere del divertimento, della socialità per i giovani, che è quella la cosa più importante. Io devo ringraziare tutti i ragazzi dello staff, soprattutto Felice, che in tutti questi anni hanno la voglia di rinnovarsi e riportare questo evento su questo campo fantastico. Quindi vediamo domani sera, partenza sprint, c'è stato qualche intoppo negli ultimi giochi, ma vediamo domani il gran finale. E ricordaci un po', Giovanni, che questo format ha portato Moconesi sugli scudi non solamente a livello nazionale, ricordiamo la vittoria con a Parma, la vittoria dei giochi e soprattutto anche quella internazionale. Ricordiamolo intanto che aspettiamo le classifiche. Sì, diciamo che questo ci ha fatto partecipare a un network italiano, abbiamo partecipato a Parma vincendo, anche a San Felice, tanti podi, credo che Moconesi nel panorama italiano sia, se non al primo posto, sul podio certamente, e questo, diciamo, anche quest'anno lo vedremo domani sera, una grande novità, i ragazzi di Moconesi hanno partecipato in Toscana ai giochi a Castelfranco Pian di Scò e hanno vinto i giochi. Non è Italia Gioca, però è stato un evento simpatico, hanno invitato anche le squadre nazionali, Moconesi è andata e ha vinto, quindi diciamo porta avanti una tradizione in questa disciplina, se così la vogliamo dire, in materia olimpica, no, però siamo sempre sul pezzo da questo punto di vista. È vero, siamo andati anche in Croazia, Fiume, Biograd, terzo e quarto posto con i ragazzi di Sori che oggi sono qua, è anche un evento per condividere esperienze con le altre squadre, quindi direi tutto bene da questo punto di vista. Buona serata a tutti, buonanotte. A domani sera.